In attesa di conoscere il fitto pensiero sui vostri teleschermi in onda, sabato prossimo quando nei circoli provinciali del Salento l'ex ministro esporrà la posizione ufficiale di Forza Italia e le strategie anche in termini di alleanze da adottare sul territorio, in provincia di Brindisi continua la guerra fredda tra gli esponenti del nuovo centrodestra marchiato Alfano. Se l'ingresso dell'ex presidente della provincia di Brindisi Massimo Ferraresi ha dato Adito a dubbi più che legittimi sulla collocazione della nuova creatura, d'altronde il Movimento Noi Centro in provincia governa con il Partito Democratico sotto il vessillo del laboratorio in diverse amministrazioni. Il capogruppo regionale Maurizio Friolo ha più volte ribadito come il nuovo partito, nato come costola del FUPDL, sta col centro-destra. E dato il nome, comunque provvisorio, ci mancherebbe pure. Ma si sa che il territorio adriatico, in termini di alleanze, in questi anni ha fatto storia a sé. Il nodo su cui si è arenata la questione poggia le sue sul governo Letta, dove il presidente del consiglio e quindi il PD governa insieme ad Alfano e ad altri ex PDL, su tutti il ministro Lupi. Ma una cosa il governo ha spiegato Friolo e cioè un'eccezione per il bene dell'Italia. Alfano è stato chiaro, ha precisato il consigliere regionale di Torre Santa Susanna: Noi siamo alternativi al centro-sinistra e non potranno esserci alleanze. Questo vuol dire che gli ex udici dell'area ferraresiana saranno a breve messi di fronte ad una scelta squisitamente politica. Tanto nel comune capoluogo, dove si governa con il PD. E altre forze che sotto la guida del sindaco Mimmo Gonzales fanno riferimento alla sinistra, tanto nei comuni tra cui Francavilla e Ostuni, dove in primavera si andrà al voto nella città degli imperiali, soprattutto, la situazione sembra essere piuttosto ingarbugliata visto che proprio i centristi solo dieci giorni fa avevano siglato un patto straordinario insieme ad altre forze in pieno stile laboratorio. Insomma, dispetto di qualunque previsione, tra qualche mese due big della politica nostrana da tempo ai ferri corti, come Ferrarese e l'ex parlamentare Luigi Vitali. Potrebbero essere costretti ad andare d'amore e d'accordo, fantapolitica forse, solo un nuovo laboratorio, nel caso sicuramente più esplosivo e instabile di quello precedente.